a tutti, benvenuti sul Goloso Mangiarsano. Io sono Federica e oggi vi faccio vedere due ricette con un ingrediente pazzesco. È la farina di ceci, veramente un ingrediente molto versatile, molto ricco di proteine, ha una capacità legante spettacolare, quindi riesce a sostituire bene l'uovo. Ve lo farò vedere infatti nella pizza di cavolfiore, che anche senza uova viene molto bene. Poi faremo delle chips con la farina di ceci e il rosmarino, che sono spettacolari. Iniziamo. Per prima cosa vado a tagliare le cimette di cavolfiore che ho precedentemente lavato. Le vado a spezzettare leggermente in modo tale che il frullatore non faccia difficoltà a tagliarlo, anche se mi sa che lo faccio in due volte. Adesso frullo tutto quanto e poi aggiungiamo il resto degli ingredienti. Adesso aggiungo il lievito alimentare in scaglie. Il lievito alimentare dà tantissimo sapore, quindi se non ce l'avete mai potete utilizzare del formaggio se lo usate. Aggiungiamo anche la farina di ceci. La farina di ceci serve da legante. Metto poi anche la noce moscata. La noce moscata ci sta benissimo, occhio però a non metterne troppa. Basta. Metto anche il pepe. Il pepe anche darà quel tocco in più. E poi aggiungiamo anche il sale, ne metto pochissimo perché comunque il lievito alimentare è abbastanza saporito. Mescolo tutto quanto fino ad avere un composto omogeneo. In molte ricette di questo tipo si toglie l'acqua del cavolfiore, vengono strizzati, però è un peccato perdere i sali minerali contenuti in questo bellissimo ortaggio, quindi li, tra virgolette, asciughiamo con la farina di ceci. Quando li trovo vado a rimuovere i pezzetti di cavolfiore che il frullatore non ha preso bene. Mamma mia che bello! Le brassicacee, quindi i broccoli, i cavolfiori, le rape, quando le rompiamo le cellule sprigionano un odore molto forte, ma poi lo perdono. Infatti questa ricetta in cottura perderà tutto quanto quell'odore tipico del cavolo e verrà una cosa spettacolare. Allora io mi vado a lavare le mani e torno subito. Ho preso un foglio di carta forno e adesso ci vado a mettere sopra la base con il cavolfiore. Dovremmo fare uno strato di circa mezzo centimetro. Sulla mia pagina Instagram, nelle cartelle in evidenza, trovate la ricetta che ho fatto nelle storie. Nelle storie avevo utilizzato l'uovo e un po' di parmigiano, quindi se volete provare una versione meno veg, potete andare nelle storie, nella cartella in evidenza, poi vi metto tutto quanto in descrizione. Insistiamo un po' nel fare uno strato omogeneo su tutta quanta la teglia, è importante che abbia lo stesso spessore, altrimenti quando le parti più sottili saranno cotte, quelle più alte invece ancora no. Quindi è importantissimo che sia uno strato omogeneo, lo facciamo mezzo centimetro. Possiamo infornare a 180 gradi per all'incirca un quarto d'ora. I forni da modello a modello possono cambiare un pochettino, quindi mi raccomando fate attenzione e guardate un po' come sta procedendo la cottura. Ho tolto la pizza dal forno e adesso la condisco con una salsa che ho fatto con olio e origano semplicemente. Di salsa ne metto giusto uno strato piccolino, non ne serve tanta, però la spalmo anche sui bordi. Questa la inforniamo altri 4-5 minuti con il grill in modo che la salsa si asciughi. Nella prossima ricetta facciamo le chips con farina di ceci. Questa ricetta è di Non chiamatela dieta, una nutrizionista bravissima, la trovate su Instagram. Per prima cosa andiamo a versare i 400 ml di acqua nel pentolino e li portiamo a ebollizione. Io aggiungo anche un pizzico di sale. Nel frattempo che aspetto che l'acqua bolle, vado a tagliare un po' di rosmarino con le forbici. Ceci e rosmarino è un abbinamento perfetto, ma potete utilizzare tutte le spezie che vi piacciono di più, che preferite. Allora, l'acqua bolle e adesso vado a buttare giù a pioggia la farina di ceci mescolando con una frusta.
La facciamo cuocere fino a che il composto non si rapprende un pochettino. Ah, e mi stavo dimenticando, ovviamente mettiamo anche il rosmarino. Io quasi quasi, mentre bolle, le voglio rendere un po' più piccantine e vado a mettere un po' di chili. Questo qui è un preparato, ci sono pomodori secchi, c'è un po' di peperoncino, un po' di spezzette. E ci metto anche un po' di aglio in polvere, così a sentimento. Vediamo un po' qua che cos'è che potrei mettere anche. Vabbè, ci metto anche un pizzichino di noce moscata. Adesso devo assolutamente girare perché si sta attaccando. Ok. Bello! Allora, vi volevo far vedere la consistenza anche più da vicino. Vedete come si sta addensando? Quando inizierà a bollire possiamo spegnere. Allora, travaso tutto il composto che si sta staccando benissimo, lo travaso su una teglia in cui ho messo della carta forno che ho bagnato e strizzato. Guardate che bello! Adesso vado a spargere il composto in uno strato omogeneo su tutta quanta la teglia. Mano a mano che si raffredda, si sta compattando sempre di più e quindi posso lavorarlo meglio. Che meraviglia! Basta, fatto! Adesso questo qua lo inforniamo a 200 gradi per pochissimi minuti. Le chips hanno cotto un quarto d'ora in forno, adesso le taglio con un tagliapizza a forma di triangolino e poi le posso rimettere altri 5 minuti in forno. Sono venute spettacolari, adesso vi faccio vedere come si staccano bene. Ne assaggio una. Io devo fare anche la foto, basta, non ne posso mangiare più, ok, dopo me le spazzolo, sono qualcosa di unico, provatele. Vabbè, questa qua è bruttina, quindi sono autorizzata. Io spero tanto che queste ricette vi siano piaciute, se è così mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. C'è anche la campanella che potete attivare per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi video. E noi, o con me o con Elisabetta, ci vediamo tutti mercoledì alle 2 sul canale. Questa versione qua vegana fa un po' più fatica a staccarsi. Comunque l'importante è non avere fretta perché... Basta farla intiepidire un pochettino. Per farla staccare basterà aspettare qualche minuto.